ho le gomme dell'auto da cambiare. Chissà quanto dovrò spendere. Tranquillo, da oggi niente più spese folli per i tuoi pneumatici. Visita subito il sito www.italgommepneumatici.com. Italgomme è un'azienda leader, 20 anni di attività, 700.000 gomme vendute. www.italgommepneumatici.com. Scegli le gomme che fanno al tuo caso, ordinale e ti arriveranno direttamente a casa. www.italgommepneumatici.com. La soddisfazione del cliente. Un cordiale saluto, benvenuti all'appuntamento del mercoledì con Oggi Calcio News, appuntamento dedicato alle competizioni europee, non soltanto. In collegamento da calciomercato.com, Xavier Jacobelli. Ciao Xavier. Buonasera Raffaele, buonasera agli amici telespettatori da calciomercato.com. Allora, dicevamo appunto mercoledì di competizioni europee. Ieri c'è stato la prima parte di questo turno che ha visto un grande match disputarsi in Inghilterra tra Manchester. Ma andiamo per gradi, cominciamo subito dalla Juventus che stasera affronta il ritorno, un ritorno sulla carta agevole, Xavier. Sì, sulla carta hai fatto bene a precisare perché si parte dal 3-0 del Celtic Park, ma a livello di Europa League, di Champions League, delle massime competizioni internazionali, di club, così come per nazionali, non bisogna mai sottovalutare nessun impegno, nemmeno quando si parte da questa evidente condizione di vantaggio. Ciò detto, Conte ricorre ad una considerevole rotazione dei titolari proprio perché intende vedere all'opera i giocatori che di solito non figurano nella formazione di partenza della Juventus. Sa che se riesce a tagliare questo traguardo riporta i bianconeri fra le prime 8 squadre d'Europa. Quindi la Juve a 90 minuti da una grande impresa. Storico, ma sentiamolo Conte. È innegabile, insomma, il 3-0 però dell'andata fa notizia perché è un risultato ottenuto in trasferta. È più difficile tenere così alta la concentrazione in un gruppo quando si fa un risultato così importante, al di là del fattore numerico, o è più facile concedersi, come dire, la distrazione, è più pericoloso adagiarsi. Beh, sarà una prova per tutti questo, quindi iniziando dal sottoscritto, per i miei calciatori e per la società. Sicuramente la partita di andata ha fatto mettere una seria ipoteca, no, sul passaggio del turno, è inutile che ci giriamo intorno. Però il calcio può riservare sempre delle sorprese se non affronti tutte le partite con la giusta attenzione, con la giusta concentrazione, con la giusta determinazione. Soprattutto una squadra come il Celtic, che è anche una squadra molto fisica, ed è una squadra che può creare molti pericoli anche su palle inattive, e quindi dovremo fare molta, molta attenzione. Però è un banco di prova per tutti. Noi sappiamo che abbiamo quello che abbiamo fatto per arrivare a vivere queste vigilie, queste partite. Chiaramente, domani ci dovrà essere la massima concentrazione perché vogliamo andare avanti, ne abbiamo le possibilità e dovremo dare il massimo. Rieccoci in studio, abbiamo sentito Conte per quanto riguarda la Champions League, ma Conte ha parlato anche di campionato e ha risposto a Galliani. Sentiamo la risposta di Conte. Io penso che Galliani mi darà un grandissimo spunto per tenere su viva l'attenzione dei miei calciatori, perché se io vado a ritroso di un solo anno, mi ritrovo che il Milan era a più 7 sulla Juventus, che era lo scudetto praticamente l'aveva già vinto. Allora, forte di quell'esperienza, che per noi è stata positiva, per loro negativa, A, faccio gli scongiuri su quello che ha detto, e B, stiamo molto attenti perché, ripeto, un anno fa, a parti invertite, noi eravamo secondi, il Milan era primo, lo poteva perdere solo il Milan, e il Milan poi l'ha perso. Quest'anno, visto che sento dire che la Juventus ha vinto lo scudetto, mancano 11 partite, dico, facciamo grande attenzione perché quello che è successo l'anno scorso al Milan, ci deve servire da esempio ed esperienza per cercare di non,
di non farlo ripetere quest'anno. Ecco, però ringrazio Gagliani per la stima nei nostri confronti. So che lui in fondo è juventino, no? Quindi, e so che alla fine dovesse accadere questo, sotto sotto sarà contento. Ecco. Ecco, Xavier, abbiamo sentito un conto anche un po' sarcastico, no? Perché alle previsioni di Gagliani su una Juve vincitrice, lui ha detto l'anno scorso era a parti inverse, la Juve aveva 7 punti di svantaggio e poi è andata diversamente. Quindi è stato scaramantico, ma ha detto insomma poi in fondo Gagliani è un po' tifoso della Juve, quindi sarà contento che mai dovesse vincere la Juve. Ma Raffaele, al di là della scaramanzia e delle divertenti battute di Conte e delle affermazioni di Gagliani, c'è un dato di fatto che è incontrovertibile. Cioè la sensazione è che a 11 giornate dalla fine, con 6 punti di vantaggio sul Napoli che diventano 7 in virtù degli scontri diretti, la Juventus sia più che mai padrona del proprio destino. Il Napoli ha perso una grande occasione al San Paolo, perché se avesse sconfitto la capolista si sarebbe portato a 3 lunghezze dalla stessa. Io penso che in questo momento soltanto la Juve possa perdere il titolo che stringe già in pugno. Ecco Xavier, ascoltiamo ancora Conte in questa sua conferenza stampa, perché ha parlato proprio delle pressioni che ha subito anche a Napoli, tra virgolette pressioni ambientali, e che ormai la sua squadra, lui la dichiara avvezza a ogni tipo di condizionamento dovuto appunto al pubblico, agli stadi. Ascoltiamolo. Siete stati bravi a non farvi condizionare da quello che vi ha accolto a Napoli. Avete superato quella prova lì. Avete superato quella del Celtic, anche se il tifo del Celtic era forte ma corretto. Ci mettiamo anche quello del Chelsea a Londra, Stamford Bridge. Quindi volevo sapere se dopo queste 3 prove tu pensi che la Juve ormai abbia, almeno dal punto di vista della mentalità, la capacità di andare in qualunque stadio, anche con squadre magari blasonate forti, in stadi tipo Bernabeu o cose del genere, e non subire l'ambiente e la pressione della partita, e se pensavi che questo fosse possibile all'inizio della stagione europea. Non è facile giocare in ambienti caldi, ecco, così come ci è accaduto in passato. Mi riferisco all'andata in casa del Celtic, dove abbiamo trovato dei tifosi molto molto corretti, che però nei 95 minuti hanno tuonato, no? Così come ha detto Lennon, il tuono del Celtic Park, effettivamente il tuono era veramente un tuono molto molto forte, ed essere riusciti così ad uscire indenni da quella partita, anzi facendo una buonissima prestazione, è stato un grandissimo merito per i ragazzi. Anche la partita col Napoli sicuramente è stata giocata in un clima molto, molto caldo nel pre-partita e durante la partita, e anche lì siamo stati molto bravi. Sicuramente in un anno e mezzo questa è una squadra che ha sempre dimostrato di stare quasi sempre sul pezzo. Ecco, ci sono stati quei 2 o 3 volte in cui abbiamo un po' così, non eravamo presenti al 100%, l'abbiamo pagato. Questo mi dà molta fiducia. È inevitabile che mi auguro in Champions di andare avanti e di poterti dare una risposta successiva, ecco, a questa domanda. Ma io innanzitutto me lo auguro, no? Perché ribadisco un concetto che deve essere un concetto importante. Noi dobbiamo ancora passare il turno, io finché non ho una cosa in mano, non ho. Detto questo, dico una frase di Buffon, no? Di Buffon. Buffon ha detto che prima della partita col Chelsea, noi andiamo lì a giocarci la partita forte delle nostre conoscenze, forte della nostra organizzazione, perché sappiamo quello che dobbiamo fare. Sappiamo che la partita l'abbiamo preparata nella giusta maniera. Il fatto che i ragazzi siano sereni e tranquilli, questo sicuramente è un motivo in più per sperare sempre in bene e cercare di fare bene. Ecco. Bene, questa è una Juve, Xavier, secondo te ormai che può anche andare oltre, no, le pressioni di stadi e di ambienti? Beh, una grande squadra è capace di trarsi d'impaccio
in qualunque situazione, anche nelle situazioni più difficili. Bisogna dire in margine a quanto è accaduto a Napoli prima e dopo la partita, che sarebbe ora di finirla. Il discorso vale per i teppisti nazionali a Napoli come in qualunque altra città italiana. Qui non è più una questione di latitudine, non lo è mai stata. Bisogna cercare di inculcare questa cultura sportiva in base alla quale, per quanto importante sia la posta in palio, non sta né in cielo né in terra che si prenda a sassate il pullman della squadra avversaria, che un agente di polizia rimanga ferito, che un'auto venga bruciata. Insomma, queste sono manifestazioni di inciviltà e di teppismo che non stanno né in cielo né in terra. Non posso che essere che d'accordissimo con te, è pur vero però che anche gran parte diciamo del mondo che circonda il calcio, cominciando dai media, passando agli iscritti, ai tesserati, dovrebbero un po' anche capire che ci sono delle grosse responsabilità, perché poi la mamma degli imbecilli è sempre incinta, quindi anche quando si riportano notizie, si fanno dichiarazioni, bisognerebbe essere molto molto più responsabili, e mi rivolgo a tutti, Xavier, compresi gli allenatori. No, ma su questo siamo perfettamente d'accordo. È evidente che il salto di qualità in positivo dell'intero calcio italiano si faccia solo e soltanto se tutte le sue componenti vi concorrono. Quindi è altrettanto chiaro che in occasione di una partita così importante la prossima volta la cornice dovrà essere di tutt'altra civiltà, perché i fatti che abbiamo registrato, soprattutto che ha registrato la cronaca nera, non la cronaca sportiva, sono stati davvero gravissimi. Allora Xavier, per quanto riguarda ancora Conte, sentiamo, perché la polemica Conte-Mazzarri non si è fermata ancora, sentiamo Conte. La visione nel calcio è sempre molto, molto soggettiva, e quindi cambia di soggetto in soggetto. Accade spesso che io possa vedere una partita e magari il giorno dopo leggere sui giornali cose totalmente opposte, no, al mio pensiero. Quindi anche con i giornalisti c'è sempre una visione molto soggettiva della partita. Quello che importa, e quello che deve importare a me e ai miei calciatori, è quello che noi vediamo della partita, quello che analizziamo, quello che andiamo a vedere il giorno dopo, le cose positive che abbiamo fatto, le cose meno positive, dove abbiamo concesso. Io penso che questa sia la cosa più importante. Non mi preoccupo di cosa dicono gli altri, guardiamo sempre molto in casa nostra e cerchiamo di migliorarci in maniera sempre con grande umiltà, andando a vedere le cose effettivamente per quello che sono. Per quello che riguarda quello che è accaduto prima della partita, ma io penso che le immagini si siano commentate da sole, perché noi siamo arrivati allo stadio con scortati non so da quante camionette della polizia, con la polizia che ha sparato lacrimogeni per disperdere i tifosi, tre vetri rotti. Sicuramente era un clima non sereno, però la squadra poteva farsi intimidire, poteva farsi spaventare, invece si è dimostrata molto matura anche da questo punto di vista, e tre pietre non hanno scalfito, ecco, l'approccio e la prestazione della squadra. Conte ha dichiarato, insomma, Mazzarri ha visto la partita a modo suo, io la vedo a modo mio. Tu, per chiudere poi, insomma, Conte e Napoli-Juve, che partita hai visto? Hai visto un primo tempo a favore della Juve e un secondo tempo a favore del Napoli, o no? Sì, ma secondo me il risultato finale ha rispecchiato l'andamento dell'incontro. Primo tempo di marca bianconera, secondo tempo durante il quale il Napoli ha cercato il successo ma non l'ho trovato, perché è evidente che il primo principale problema dei partenopei sia Cavani, che non segna da 590 minuti. Ora, Cavani ha il sacrosanto diritto di concedersi delle pause di rendimento, perché altrimenti sarebbe un robot. Non dimentichiamo che nelle prime 27 gare ufficiali tra campionato e coppe di questa stagione Cavani ha segnato 28 gol complessivi. È evidente che però la questione si trasferisca al resto del Napoli, cioè il Napoli dovrebbe essere capace di surrogare le flessioni di rendimento di Cavani con un attacco che riesca a compensarne il mal di gol. Questa cosa non è accaduta. Ora ci sono ancora 33 punti a disposizione, ma già dal prossimo turno capiremo molte cose sul Napoli. Bene, ancora passiamo da questo discorso Napoli-Juve alla Champions, con le dichiarazioni di Mourinho. Io penso che l'espulsione ha tenuto... Credo che l'espulsione di Nani abbia influito sul match, proprio come quella di Pepe 2 anni fa.
a questi livelli equilibratissimi, un giocatore in meno per molto tempo cambia tutto. Durante molto tempo cambia molta cosa. No, io sono critico con lo simulatore. Io sono critico e contrario ai simulatori e ai giocatori che fanno pressioni sugli arbitri per decisioni sbagliate. Ma siamo fortunati, questo non è il caso. Non è il caso. Ho visto un contatto alquanto violento fra Nani e Arbeloa. L'arbitro poi ha scelto di dare il cartellino rosso al portoghese e magari poteva dare solo il giallo. Ma in tutta onestà noi del Real Madrid abbiamo fatto la nostra partita. Me lo ha detto adesso anche Alex Ferguson. Noi del Real non possiamo dire nulla perché il fair play per me è tutto. Perché il Real Madrid non possiamo dire nulla per me è importante. Perché se c'è uno che sa piangere, quello sono io, perché la mia storia è fatta di partite giocate in inferiorità numerica, specialmente nelle semifinali, non agli ottavi o ai quarti. In semifinals, not in last 16 or quarterfinals, semifinals. So I try to be honest, and be honest is. Però se devo essere onesto, stasera la squadra migliore ha perso. The best team lost. But that's football. And in that moment, la vittoria ce l'ha regalata Diego Lopez, un portiere fantastico che comunque fa parte del gioco. All'andata il migliore in campo fu De Gea, questa sera è stato Diego Lopez. And today the man of the match was Diego Lopez. Bene, Mourinho ha manifestato una grande onestà intellettuale con le dichiarazioni di ieri, ecco la sportività di cui si parlava poc'anzi, no? Quando c'è un errore lui lo ha ammesso e addirittura ha detto è uscita la squadra più forte. Sì, Mourinho è stato sportivo, onesto, fermo restando il fatto che Kakir, l'arbitro turco, è stato protagonista di una direzione scandalosa. L'espulsione di Nani ha falsato la partita. Ancora una volta noi siamo qui a parlare di arbitri tecnicamente mediocri. Sarebbe interessante se Collina ci spiegasse come e sulla base di quali indicazioni designa questi direttori di gara per le partite così importanti. Basta leggere oggi i siti, la stampa inglese, per rendersi conto dell'ira comprensibile del Manchester United per il torto enorme che ha subito, perché è stato eliminato dalla Coppa dei Campioni con tutto quello che ciò significa. Ma d'altra parte, ogni qualvolta noi entriamo nel vivo di queste competizioni, e lo sanno bene le squadre italiane, penso a Dovrebo che fece fuori la Fiorentina con un fuorigioco di 2 metri di Klose e poi venne premiato essendo mandato a dirigere Francia e Irlanda, spareggio per i mondiali sudafricani, viziato dal colpo di mano di Henry che mandò in gol Gallas e mandò a casa l'Irlanda di Trapattoni, e potremmo andare avanti per ora. La verità è che sino a quando non verrà utilizzata la moviola in campo, noi ci ritroveremo a commentare questi scandali che sono una vergogna mondiale, perché la partita di ieri sera, televista da oltre 500 milioni di spettatori ai 4 angoli del pianeta, è stata falsata da un'espulsione che non esisteva. Sai, siamo proprio in conclusione, ultima domanda per te, prima di farti la domanda però voglio mandare questa intervista al difensore del Milan, Mattia De Sciglio. Mattia, allora partiamo da una cosa. Intanto, oggi qui ci sono tanti giovani che guardano te come un mito e come un modello da seguire. Intanto, che responsabilità ti dà? E poi se il tuo mito è Maldini, allora hai deciso di giocare a sinistra. Beh, per quel che riguarda le responsabilità di questa sera sono molte, perché io e Marco Benassi dovevamo trasmettere comunque il messaggio di impegnarsi per raggiungere i propri sogni, ma sempre con il divertimento prima di tutto. E poi diciamo Maldini, fascia sinistra, c'è da dire destro naturale, fascia sinistra, è avviata la trasformazione? Ma questo non lo so, a sinistra diciamo che quando arrivo in attacco posso anche provare ad accentrarmi e provare il tiro, mentre a destra mi viene di meno rientrare sul sinistro, però comunque mi trovo bene su entrambe le fasce e, ripeto, io sono sempre a disposizione del mister, quindi qualsiasi posizione mi faccia giocare io cerco sempre di dare il massimo.
questo del Milan è un momento particolare. Adesso c'è il Genoa, c'è la rimonta ottenuta, intanto sul terzo posto. E Barcellona è un pensiero che non fate ancora? Non mi dire che è così. Ma un po' penso sia normale, però comunque dobbiamo essere concentrati al 100% per la gara di venerdì, perché vincendo venerdì possiamo avere un vantaggio sulle altre squadre che giocano il sabato e la domenica. E poi dopo la partita di venerdì ci concentreremo al massimo per la partita di Barcellona. La caccia al secondo posto è ufficialmente aperta? Adesso noi dobbiamo continuare come stiamo facendo, pensando di partita in partita e cercando di sfruttare al massimo qualsiasi passo falso del Napoli. Sabato sono arrivati i complimenti di Berlusconi, come stai vivendo questo momento? Ma io ringrazio molto il presidente per le belle parole che ha speso su di me, però comunque vivo questo momento molto serenamente, molto tranquillamente, consapevole che devo ancora fare tanto, devo ancora migliorare tanto e devo continuare come sto facendo, senza cali di tensione, di concentrazione. Qui i ragazzini ti hanno chiesto se hai mai fatto un gesto cattivo nei confronti del pubblico. Tu hai detto non sono Mario Balotelli, è una battuta. Come sta Mario in questo, diciamo, acclimatamento? No, Mario sta meglio, si sta riprendendo anche dalla botta subita nel derby, è entrato subito molto bene nel gruppo, e si è ambientato fin da subito, quindi ovviamente prima stavo scherzando con i bambini, però comunque come diciamo tutti, Mario per noi è un giocatore molto importante che può dare quel qualcosa in più alla squadra. Col Barcellona non ci sarà ovviamente, però Pazzini ha dimostrato di essere in gran forma e di poterlo non far rimpiangere. Sì, Pazzini è un grandissimo giocatore che ha fatto tantissimi gol nella sua carriera, continuerà a farli e quindi per noi è molto importante averlo, perché l'ha dimostrato anche nella gara con la Lazio che può essere decisivo in qualsiasi momento. Comunque contro il Barcellona è una chiave di volta. Paradossalmente quel 2-0 vi impone l'impresa ulteriore. Pensi che sia davvero questo il Barcellona, quello che prende gol da 13 partite, che perde? Beh, sicuramente sono in un momento di calo rispetto ai mesi passati, ma comunque penso sia normale, perché qualsiasi squadra affronta poi questi momenti durante l'arco della stagione. Noi sappiamo che a Barcellona sarà ancora più difficile che a Milano, però troveremo ancora più spazi e proveremo a fargli male. Ecco, un giovane, Xavier, è proprio con un giovane, perché lui ha parlato di tante cose, del suo mito, eccetera. Volevo con te chiudere, visto che insomma sei il direttore editoriale di calciomercato.com, con te volevo, quali le ultimissime, sentiamo parlare di Ibrahimovic che torna alla Juve, di Cavani che va al Real Madrid, di Osvaldo che parte, quali le ultimissime, quali notizie di calciomercato da mettere in evidenza? Ma guarda, il mercato, come già i nostri amici telespettatori sanno, è un argomento molto interessante da seguire, non giorno per giorno, né ora per ora, ma minuto per minuto. Certamente il futuro di Cavani è legato al risultato finale del Napoli in campionato e alle eventuali offerte che verranno presentate a De Laurenti. Sappiamo come il presidente Partenope sia stato molto chiaro e abbia detto che fra clausola liberatoria, annessi e connessi, si parte da almeno 70 milioni di euro. Che Cavani piaccia al City e al Paris Saint-Germain è fuori discussione, e anche alla stessa Juve, ma la Juve non intende spendere questa cifra. Credo, e non penso di non sbagliarmi, che l'uruguaiano sarà sicuramente uno dei protagonisti delle cronache del mercato 2013. Scusami, prego, non ho capito, perdonami. Ibrahimovic alla Juve, è possibile? Ibrahimovic alla Juve è una suggestione. Dipende da molti fattori, dipende da molti fattori, soprattutto dal fattore economico. Ibrahimovic guadagna circa 13 milioni di euro netti a stagione. Con questo ingaggio nessuna società italiana lo può prendere, nemmeno la Juventus, a meno che da qui a giugno cambino molte cose, e al Paris Saint-Germain potrebbero cambiare molte cose.
Salve, grazie, ci sentiamo poi venerdì o comunque alle prossime, grazie per questo tuo solito contributo. Alla prossima. Grazie a voi, buona serata da calciomercato.com. Buona serata da Oggi Calcio News, alla prossima. No, ho le gomme dell'auto da cambiare. Chissà quanto dovrò spendere. Tranquillo, da oggi niente più spese folli per i tuoi pneumatici. Visita subito il sito www.italgommepneumatici.com. Italgomme è un'azienda leader, 20 anni di attività, 700.000 gomme vendute. www.italgommepneumatici.com. Scegli le gomme che fanno al tuo caso, ordinale e ti arriveranno direttamente a casa. www.italgommepneumatici.com. La soddisfazione del cliente.